Niente, che ti racconto, che siamo arrivati qui un po' per caso, perché avevamo deciso di fare una vacanza 4 anni fa, nel Grossetano, il Parco dell'Uccellino. E per cui, come puntualmente faccio tutti gli anni, prima di partire mi faccio un po' di ricerche, vedo un po' di studiare i posti, i tragitti, gli itinerari e soprattutto mi guardo quali sono le architetture contemporanee disseminate lungo il percorso che dobbiamo intraprendere. E appunto 4 anni fa ho scoperto che c'era questo monastero nel Grossetano, un'architettura contemporanea di un architetto che mi piaceva, e abbiamo deciso assieme di fare un passaggio da queste parti per vederlo, per scoprirlo, per poterlo apprezzare. E tra l'altro, proprio casualmente, abbiamo scoperto che in quei giorni si svolgeva la prima edizione del Film Festival di Silloe, e tra l'altro con un tema molto particolare che insomma, ci attirava, ci incuriosiva, perché era la bellezza. E per cui arriviamo qua con un enorme piacere, abbiamo scoperto l'architettura del monastero, abbiamo conosciuto i monaci ed è stata altrettanto una grossissima e bellissima sorpresa. E abbiamo iniziato, ci siamo fermati, abbiamo deciso di fermarci qualche giorno e di seguire il festival. E tra l'altro c'è stata una situazione molto particolare, perché noi veniamo da Crevalcore, dalla provincia di Bologna, e in quell'anno, in quell'occasione, uno dei documentari che fu presentato raccontava proprio una storia ambientata a Crevalcore, che nel 2012 era stata segnato dal terremoto, e questo documentario raccontava appunto delle vicissitudini di un americano che si era trasferito a Crevalcore nel nostro paese e appunto del suo operare a seguito del terremoto per ricostruire un po' quello che negli anni aveva realizzato. Dopo quell'esperienza, appunto, che è stata molto bella, molto significativa, ricca, appagante, abbiamo deciso di tornare negli anni a seguire per di nuovo frequentare il festival, e così abbiamo fatto. Siamo riusciti a venire per la seconda edizione del festival, ahimè abbiamo saltato la terza, che è quella dell'anno scorso, ed oggi, quest'anno, siamo di nuovo qua e conteremo di essere anche alla prossima.